Salve a tutti ragazzi, sono qua ancora con Mustang Interista e quest'oggi parleremo delle posizioni in classifica della Serie A, o almeno quelle che saranno secondo noi le posizioni finali di questa Serie A. E io partirei intanto che vi lascio, anzi, inizio io, no, anzi, inizia Mustang, che io sinceramente non ho una minima idea di chi mettere. Perché così io intanto studio un po'. È tosta perché siamo alle prime 3 giornate, difficile da dire. Però, guarda, per quello che si è visto, una piccola idea me la sono già fatta in realtà. Allora, almeno per le prime 4, poi vedremo. Beh, parto dalla prima, che dici? Ah, bene, cioè, io partirò dalla settima. Quindi partiamo dal basso, partiamo dalla settima. Secondo me è meglio perché così poi svegliamo alla fine il vincitore. Ok, allora io al settimo posto, ti metto l'Atalanta io, al settimo posto. Ritorno in conference. Ci sta. Secondo me settima l'Atalanta, invece sesta ti metto la Lazio. Che grave errore. Mi dispiace. Quinta, dopo vediamo, bisogna vedere a maggio come ci si arriva. Al quinto ti metto la Roma. Già meglio che non l'hai messa in Champions. Poi ti metto quarto il Napoli. Metto Ok. terza l'Inter. Sto pensando alla Juve. Aspetta, adesso vedrai cosa ti faccio. Ti metto seconda la Juve. Meno male, dai. Lo rivince il Milan quest'anno. È la squadra che è più squadra, anche se non è la più forte. Bene, allora invece io ragazzi al settimo posto ci rimetto la Fiorentina. A sorpresa così, e poi vedrete che non ci sarà una big, perché ormai sono diventate 8 le big. E aspettate perché in Torino secondo me quest'anno farà bene, però cioè, sinceramente non lo posso mettere tra le prime 7 attualmente. Allora, comunque, anche perché secondo me la Fiorentina farà bene in conference, quindi chi lo sa magari che vince la conference e va in Europa, ma io volo basso perché non mi fido, dopo potrà accadere di tutto, ma per ora la Fiorentina la metto al settimo posto perché gioca bene. E l'Atalanta, cioè secondo me era un po' sottovalutata, nel senso che adesso tutti dicono che l'Atalanta è senza competizioni europee, quindi potrebbe fare, comunque giocherà male lo stesso. Ecco, secondo me no, ma attualmente la vedo più sotto rispetto alla Fiorentina e alle altre 6 note, insomma, che ormai tutti le mettono nei primi 6 posti, no? Poi al quinto posto, io, occhio perché qua forse ti sorprendo, perché al sesto posto ci metterei la Juve. Ah Sai no, che goduria? qualche modo Sarebbe una bugia. 4. E poi al quinto posto chi se non la Roma? Ragazzi, la Roma che assolutamente, a mio parere, cioè, è forte, per carità, ma io spero che arrivi più in basso possibile. E quindi già qua, ragazzi, già qua cioè, vi ho fatto capire dove potrebbe andare la Lazio. Cioè, e io l'ho messa al quarto posto. Al quarto posto, secondo me, farà un super campionato. E farà bene anche in Europa League. E poi vedremo, insomma, incrociamo le dita, va. E poi al terzo posto ci potrei mettere. Sapete che io adesso la sparo. No, io ci metto l'Inter intanto al terzo posto. Poi al secondo posto, adesso vi stupisco perché ci ho messo il Milan. Ah, il Napoli, beh, guarda che non ci sta, ci sta E questo. Napoli clamorosamente prima che vince lo scudetto. Dopo una marea di tempo, perché 2 anni. cioè, io il Napoli l'avrei messo quinto, quarto, e più o meno un mese e mezzo, 2 fa, però adesso
Cioè, sinceramente, secondo me ci possono provare e ci possono anche arrivare a vincerlo. Sì, Quindi, giusto. bene, quindi è un po' diverso, ma vedremo a fine anno, dai, chi ne avrà azzeccate di più. Ringrazio Mustang per la partecipazione. E detto questo, come sempre, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.